È nata perché circa un paio d'anni fa era stata dichiarata, non dell'APE, parlo della tavola periodica, era stato dichiarato l'anno internazionale della chimica e della tavola periodica, 150° anniversario, quindi la prima parte della conferenza è stata, avete lì, poi eventualmente guardatela, fatela girare quella, che è la tavola periodica attuale. Con dentro tutti gli elementi, uffi, no, quella serve dopo, tutti gli elementi ufficialmente scoperti fino all'ultimo, Loganessio, che è l'ultimo nato. E nella prima parte della conferenza avevo detto: ma perché la tavola periodica com'è nata? Quindi storicamente. Un po' di gente ci è arrivata finché Mendeleev ha avuto alcune intuizioni per cui ha cominciato a creare la prima tavola non così completa e poi si è andata avanti fino a che questa è quella ufficiale UPAC, quindi l'ultima con i 114 passa 114 elementi. Sta cercando di trovarne ancora qualcuno in più, ma vedremo. Quello che invece farò oggi mi spiace per voi, nel senso che non sarà semplicissima, io vedrò di renderla il più semplice possibile, ma i concetti che ci sono dentro non sono proprio elementari. Vediamo di tirarli fuori. Di semplificarli. Perché quello che cercherò e studiare la tabella periodica e la struttura atomica, ma semplicemente se voi vedete ha 18 colonne e 8 righe. Perché? Questa è la domanda a cui cercherò di dare una risposta. Allora, parleremo dei modelli. Bisogna parlare della teoria atomica, come è costruito l'atomo. Poi quando capirete come è fatto l'atomo, dice, ah certo, ho capito tutto. No, lasciamo pure di girare, non girate. Quindi si parlerà dei modelli atomici, quindi da Democrito, tanto perché è il capostipite, si parlerà degli spettri, si parlerà della fisica quantistica, perché la struttura atomica senza la teoria quantistica non esiste, almeno la struttura attuale. L'esperimento più strano che esista sulla faccia della Terra è quello delle doppie fenditure, le due fenditure, ma perché da lì vedremo cosa salta fuori. Quindi, principio di esclusione di Pauli e i riempimenti in modo da spiegare il perché delle famose 18 colonne, 8 righe, eccetera, eccetera. E come l'altra volta ho parlato dell'astronomia, quindi ho fatto una connessione su qual è la sintesi astronomica degli elementi. Gli elementi si formano normalmente fino al ferro. Gli elementi più pesanti del ferro, ho spiegato come si formano. Tra l'altro, avevo rivisto 2 giorni prima la presentazione perché c'era un articolo uscito da poco sulle ultime novità. In questo caso, invece, parleremo della connessione con l'astronomia con la quantistica. Vedremo che ci sono un po' di oggetti che senza la quantistica non si riescono a spiegare. Parliamo anche di astronomia, è una parte. Modelli atomici, quindi si parla da Democrito fino ad arrivare al modello attuale. Democrito, siamo nel 400 e passa avanti Cristo, è stato fondamentalmente quello che ha pensato alla parola atomo, atomo che in greco l'alfa è la famosa alfa privativa che vuol dire senza, tomos è la divisione, quindi senza divisione. Per Democrito l'atomo era la parte più piccola della materia. Quindi lui sosteneva che tu prendi qualcosa, tagli, 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 tagli finché arrivi a quella particella che lui chiamava atomo, che non è più divisibile. È la particella
ancella infima sempre esistita e basta. Non dico altro di Democrito, tanto per dire, perché è quello che ha creato la parola atomo. Facciamo un salto di 2000 anni, viceversa. Dalton l'abbiamo visto anche nella prima presentazione, che è stato importante perché è stato uno dei più grandi chimici dopo Lavoisier, che ha cominciato a ipotizzare l'atomo. Anche se per lui l'atomo era una entità lì piccolina, non si sa bene come fosse fatto, anzi non se ne parlava neanche, ma per lui ogni elemento era formato da atomi, senza sapere cosa fossero, ogni elemento, quindi tutti gli atomi di un elemento sono uguali tra di loro, non si possono trasformare uno con l'altro, questo secondo, adesso si può fare, ma sono passati 200 passati. Durante le reazioni chimiche gli atomi reagivano tra di loro combinandosi secondo certe leggi, secondo le leggi dei numeri interi, quindi 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, eccetera, eccetera. Anche quello è stato smentito perché ci sono dei composti diversi, ma non devo fare una lezione di chimica. Daltoniti, Bertolluri, vero tutto lì. Studiali, insegnati. Basta, più di tot sugli atomi non diceva, erano comodissimi perché poteva rappresentare le strutture, le molecole, semplicemente l'acqua per lui, tra l'altro sbagliava, era fatto da un idrogeno e un ossigeno, era sbagliato però, e quindi ha cominciato a fare i calcoli sulle masse molecolari, quelle che si chiamavano i pesi atomici, lasciamo perdere. Questo è stato il primo concetto di atomo. Pochi anni dopo, questo signore, premio Nobel per la fisica, che era direttore responsabile della Cavendish Laboratory a Cambridge, preso il premio Nobel semplicemente perché ha scoperto l'elettrone, chiamiamolo semplicemente. Quindi, ha scoperto l'elettrone, spaccando l'atomo in certi modi, e quindi ha cominciato a interrogarsi, dice no, momento, se io riesco a estrarre elettroni dall'atomo, vuol dire che l'atomo non è vero, che non posso dividerlo. Lo posso dividere. E quindi ha cominciato a pensare, è stato il primo, a proporre quella che è una struttura atomica. Come è fatto l'atomo? Aveva ipotizzato il famoso modello a panettone, in cui l'uvetta, queste qua sono gli elettroni, carica negativa, e tutto il resto è questa carica positiva, quindi gli elettroni immersi in questa massa di carica positiva, perché si sapeva che gli atomi sono elettricamente neutri. È stata la prima proposta seria di un atomo, come fosse fatto un atomo. Un suo allievo, altro premio Nobel, l'altro era un chimico neozelandese, che anche lui è diventato direttore del Cavendish Laboratories, Bradford, tra i vari studi che facevano nel laboratorio, ha preso una lamina d'oro. Dice, perché l'oro? Perché i chimici e i fisici usano l'oro, il platino, usano il ferro. Ma intanto non si altera, e quindi è già, se prendo un pezzo d'oro resta un pezzo d'oro, non prendo un pezzo di ferro diventa luce, un pezzo d'oro. Inoltre l'oro ha una magnifica proprietà, lo riesco a ridurre in lamine sottilissime, proprio martellandolo, quello che si fa per la doratura, le lamine d'oro famose. E ha cominciato, si conoscevano, oltre agli elettroni, si conoscevano le particelle alfa, che adesso sappiamo che sono dei nuclei di elio, quindi sono particelle cariche positive, anzi, chiedo solo, sono dei nuclei carichi positivamente. Ma era una sorgente di radiazioni, e lui ha preso questa sorgente di particelle alfa,
quindi veniva utilizzato proprio per bombardare, e questa lamina d'oro. Andiamo a vedere cosa succede alle particelle. C'è uno schermo, leggendo la biografia di Radford, è allucinante quello che facevano nel 1920. I suoi studenti che dovevano entrare in sala buia, stare 30 minuti senza vedere, perché non c'erano le telecamere, occhio nudo, poi vedevano un bagliore, eccetera. E quello che osservavano inizialmente è che la maggior parte delle particelle o passavano direttamente o venivano deviate di poco. Radford ha detto: fate una cosa, andate a vedere anche dietro, quindi se succede qualcosa. Ha scoperto che un tot numero di particelle, oltre a passare, altre rimbalzavano indietro. La sua espressione è stata come sparare un proiettile da 15 pollici contro un foglio di carta velina e vederselo rimbalzare indietro. C'è qualcosa che non va nel modello di Thomson. Quindi, particelle, dice, è sbagliato il modello di Thomson. Ma perché? Semplicemente perché se io bombardo lì ho una massa praticamente omogenea, le particelle passano praticamente inalterate. Se una particella carica positivamente, qual era il nucleo di Hele, le particelle alfa, alcune rimbalzano, vuol dire che c'è una carica positiva piccola e centrata, non diffusa in tutto l'atomo. Facendo i conti sul numero, eccetera, ha dato anche una stima delle dimensioni del nucleo atomico. Quindi, per Radford, il modello di Thomson era da scartare, e il modello di Radford era un nucleo concentrato, piccolo, carico positivamente, e gli elettroni che erano lì attorno. È già un bel passo avanti. Fondamentalmente l'atomo è vuoto, tutto il resto, dove c'è il nucleo, ci sono gli elettroni che sono ingranditi, ma tenete presente che sono circa, pesano 2000 volte meno, quindi le dimensioni non sono proporzionali. No? Quindi nel nucleo è concentrata la massa del nucleo, dell'atomo e la sua carica. Tutto il resto è vuoto e ci sono un po' di elettroni che girano attorno. Ne farò un paio di divagazioni tanto per stemperare un po'. Io da buon chimico, ai miei tempi, questo è banalmente un becco Bunsen. Quindi metano, sotto c'è un buco per far entrare l'aria, e qua si raggiunge una temperatura di circa tra i 1200 e i 1400 gradi. Una delle tecniche che si usava in laboratorio di analisi qualitativa era: andiamo a vedere che elemento c'è dentro. Si usava una cosa così, questo, poi ve lo faccio girare, non fregatevelo, tanto non ne vale la pena, è un filo di platino. Sì, avrei 3 euro di platino, non è. Si metteva, si mette ancora un po' di sostanza qua, si bagnava con un po' di acido per non lasciarla solida se non ci stava, si metteva sulla fiamma e si osservava il colore della fiamma, si osserva ancora. In funzione dell'elemento, il sodio dà un colore giallo, potassio un violetto, rame verde, litio, calcio e stronzio danno dei rossi diversi, rosso cadaverico, rosso mattone, eccetera, pare un altro verde. Questo lo conoscete tutti, assolutamente. Chi di voi cucina e quando l'acqua traborda e c'è il fornello acceso vedete la fiamma gialla. Non è il carbone, è il sodio dell'acqua, o perché avete salato, perché l'acqua contiene sodio, vedete questo giallo. Quindi il giallo lo conoscete. Gli altri elementi è un po' più difficile da vedere, però li avete visti qua. Come fanno a fare i fuochi d'artificio colorati?
polvere pirica, quando non esplode tutto, con dentro, voglio tenere la fiamma verde, mettiamo il bario, blu il rame, il rosso lo stronzio, il sodio melata gialla, eccetera. Quindi questi li avete visti, li abbiamo visti tutti. Portare qua una fiamma in una biblioteca non mi sembra mai il caso, è un po' un casino. Però che cos'altro si può fare? Quindi io devo eccitare, quindi fornire energia all'atomo scaldando, ma non solo. Io posso prendere, in questo caso non l'elemento, perché siccome devo far passare della corrente, uso, è più semplice con un gas. Se io eccito un gas, quindi una scarica elettrica all'interno di un tubo di gas, cosa più semplice, l'idrogeno, vedo una luce. L'atomo di idrogeno, in questo caso le molecole di idrogeno, emettono una luce che se io scompongo, quindi il classico prisma, vado a vedere l'arcobaleno, non è uno spettro continuo, è uno spettro a righe. Nel caso particolare dell'idrogeno sono 1, 2, 3, 4 righe, H, alfa, beta, gamma, eccetera, non è visibile. Se non ci credete, se venite vicini, perché non so se da lì lo vedete, questo è una bobina di Tesla, piccoline, eccetera, eccolo qua. Questo è l'idrogeno. L'ossigeno mi darà colori di tipo diverso quando si decide di eccitarsi, eccolo qua. Vedete? Eccolo qua. È meno intenso. Se prendo il neon, ma la scaldi così? No, se vuoi mettere un dito sentirai perché si genera un campo elettromagnetico, le tensioni sono dei 10-20 millivolts, bassa intensità però, infatti se io comincio a sentire odore di ozono, sì. Ti ecco odore della candeggina, eccolo qua, questo è l'elio. L'argon, gas nobile, non lo sto toccando, è semplicemente, quindi l'alta tensione, il campo elettromagnetico lo eccita e quindi lui emette, questo è il krypton, questo è lo xenon, che è un pochettino meno evidente, però anche c'è. Se poi volete divertirvi, questo è ancora meglio, anche perché è un tubo particolare. Io sto eccitando il gas dentro, il gas, quello che fa lì. Siamo sotto Stefano. Emette e mi tira fuori la luce. Io ho uno spettroscopio, ma non mi sono portato perché ci voleva il computer, eccetera. Credetemi se vi dico, se andate ad analizzare lo spettro di questo, non è uno spettro continuo, ma è come lo spettro dell'idrogeno. Avrà le sue righe. Ogni elemento ha le sue righe, se le volete vedere, nella seconda tabella ci sono. Ci sono le righe di emissione, quindi le quattro dell'idrogeno di tutti gli elementi. È un rocchetto di Tesla. Ma tipo la lampada che tocchi e ti fa. Più o meno, nel senso che quello che c'è è tutto sotto. Ciao! È sotto. È semplicemente un generatore di campo ad alta intensità, ad alto voltaggio, basato su radiofrequenza. Se toccavi quella No, perché la corrente è molto bassa, però
Io non l'ho voluto provare, però secondo me è un bel pizzico, lo senti, la corrente comunque, cioè la tensione ti ha richiamato attorno ai 10-12 mila volts, tensità è bassissima. È un po' come prendere la corrente quando scendi dalla macchina che c'è il vento, ma senti, ma vabbè, però deve essere la stessa cosa, però onestamente io non l'ho provato. Quindi differenza? Perché differenza di potenziale è alto. No. Spettro, sì. Ce l'ho un piccolo spettroscopio che uso per sì. Il sole, lo vedi, vedi la linea continua con qua lo stesso, vedi vedrai. Che mancano, perché là sono le righe di Fraunhofer, sono una contrarietà. Invece le linee di emissione, qua invece proprio emesso il tubo neon, esatto. Vedi solamente le righe, vedi solo le righe del neon, che ti vai a vedere quali sono. In questo caso l'idrogeno emette molte altre bande, ma sono o nell'ultravioletto o nell'infrarosso. Diciamo che le bande del visibile. Il famoso filtro H-alfa va a beccarsi questa, quindi a 656. Alcuni elementi non hanno righe. Devi avere un elemento, alcuni elementi sono quelli radioattivi che probabilmente nessuno si è messo, soprattutto l'ultima, sono gli elementi, l'ultima riga, ecco, quelli mancano, anche perché sono elementi, ma l'urano dovrebbe esserci, ah no, l'aurenzio e il nobelio sono quegli elementi che durano talmente pochi secondi che non credo che nessuno, anche perché sono quegli elementi che hanno prodotto magari tre atomi, anche il telefono. Quindi io prendo un gas, la stessa cosa col sodio, se mettessi il sodio vedo le famose due righe del sodio, quelle gialle che sono le vecchie lampade al sodio eccetera, emettono uno spettro non continuo ma uno spettro grande. Ecco, la vedete lì. Questo tizio, che era un chimico che lavorava, insegnava all'università in Svezia, comunque nel nord Europa, era un matematico che insegnava fisica e si occupava di spettroscopia. Da buon matematico lui dice, ma io ho queste lunghezze d'onda, non esiste una relazione che l'ha fatta matematicamente, ha cercato, ha trovato, e quindi dal punto di vista empirico ha tirato fuori questa formula di Rydberg in cui dice l'inverso della lunghezza d'onda emessa è proporzione, la ricavo direttamente da questa costante di Rydberg. E questi sono dei numeri interi, 1, 2, 3, 4. Se metti U qua chiaramente, qua 1 e qua metto 2, otterrò una certa lunghezza d'onda, i conti poi ve li faccio vedere, li ho fatti in una tabella Excel, e ha empiricamente tirato fuori questa formula che mi diceva le linee emesse in particolare dall'atomo di idrogeno, perché questo funziona per l'atomo. Vabbè, utile, bello, fa piacere. Torniamo all'atomo, parliamo di spettroscopia. Modello di Rutherford, ve lo ricordate, no? Nucleo, compatto, tutto vuoto e gli elettroni che girano attorno. Però non mi diceva come si muovevano gli elettroni, era lì, non potevano stare fermi. Dovevano per forza muoversi, perché se stanno fermi o una carica positiva, una carica negativa, si attraggono, quindi devono per forza muoversi. E come i pianeti, no? Forza, tecnicamente quella si chiama centrifuga e centripeta, che vengono bilanciate. Peccato che questo modello, dal punto di vista della fisica classica, non funziona, perché una carica che si muove, una carica che accelera, non che si muove,
una carica che accelera, e siccome il movimento è un movimento circolare, c'è un'accelerazione, e quindi la particella deve mettere energia. È lo stesso motivo perché gli acceleratori circolari, il CERN, hanno bisogno di magneti per pompare energia, perché ne perdono, e ne perdono emettendo un sacco di radiazione, non ci fanno andare giù al CERN quando l'acceleratore è acceso. Ma se perdono energia, l'elettrone ne ha meno, e quindi deve andare più lentamente, perché ho meno energia, e meno energia, quindi vado più lentamente, quello che succederebbe, movimento a spirale finché collassa nel nucleo. Quindi questo modello è intrinsecamente non stabile. Sappiamo tutti che viceversa gli atomi sono stabili, quindi aveva un grosso problema dal punto di vista di meccanica classica. Finché è intervenuto questo Bohr, premio Nobel, anche lui uno degli scopritori della meccanica quantistica, uno dei fondatori assieme ad Einstein, ma svedese, no, norvegese se non ricordo bene, comunque, avanzò un'ipotesi e disse: io ipotizzo che gli elettroni si muovono su certe orbite. Immaginate il sistema planetario, quindi il Sole è il nostro, è il nucleo, e gli elettroni che girano attorno in quelle orbite. Se l'elettrone è in quell'orbita, non può perdere energia perché è stabile. Lui diceva, vabbè, tiro fuori dopo. Ogni orbita è stabile perché è quella che ha la minore energia. Quindi se l'elettrone, il primo elettrone, è Mercurio, non c'è un'orbita più piccola di Mercurio, perché non è stabile, non ci sta. Quindi o sta lì, perché non può scendere, perché vorrebbe dire che perde energia. Non è ammesso, secondo l'ipotesi di Bohr. Quindi le orbite, finché gli elettroni stanno in queste orbite che lui ha quantizzato, eccetera, eccetera, sono stabili. Questa, detta in parole semplicissime, è la base, fu la base della teoria dei quanti. Perché lui ha quantizzato, cioè ha fatto degli scalini, chiamiamoli così, sulla struttura. È un po' come dire, una scala, voi potete fare un gradino, ne potete fare due, uno e mezzo non ci sta, quello era quantizzato, si muove solo per step, non interi, ma lui ha fatto tutti i suoi conti, non ve li ho risparmiati, sono abbastanza semplici tra l'altro, che non sono complicati, non hai bisogno di matematica avanzata. E ipotizzando quindi l'elettrone qua, forza di Coulomb che me lo piega, forza centrifuga e là, ha fatto i due secondi. La ricordate la formula di Rydberg? È arrivata la stessa formula, solo che lui ha detto sì, ma R non è, lui l'ha calcolata per far tornare il conto, è una costante che contiene, vabbè, 2 K, costante di Coulomb, di greca lo conoscete, la carica dell'elettrone, M la massa dell'elettrone e la costante di Planck. Siccome ha quantizzato, figuriamoci se non c'è la costante di Planck. E guarda caso i numeri tornano, quindi lui l'ha tirata fuori, l'ha ipotizzata, ha dato una spiegazione fisica corretta del perché gli atomi emettono energia, se io li eccito. Quello che secondo Bohr succede, allora, ho il mio nucleo, ho le varie orbite, l'orbita più interna è quello che ha il contenuto di energia più basso, è quella più vicina al nucleo. La formula è simile
simile alla forza gravitazionale. Un secchio ha meno energia se è per terra, per alzarlo dovete fare fatica. Un ascensore dovete tirare sul secchio dal pozzo, fate fatica. Quindi qua ha il contenuto di energia minore. Se io lo eccito con la fiamma piuttosto che con scariche elettriche, fornisco energia. E l'elettrone cosa fa? Boh, se acquista l'energia corretta, salta, passa da qua a qua. A questo punto dice: oh, che bello, però lì c'è un buco, io tento di ritornare nel mio posto dove stavo bene, avevo energia minore. Ed è quello che fa. Quindi, questo è il modello di Bohr, in cui io fornisco energia, gli elettroni vanno in orbite più esterne, perché sono a energia maggiore, che l'ho fornita io, avete visto lì. Loro poi, bene, sono saltato là, ma non ci sto né troppo, io preferisco stare sotto perché ho energia minore. Quindi, quando perdono energia, perdono energia, ma che energia perdono? La differenza di questo livello. Quindi se va dal 5 al 4 sarà la differenza di energia tra il livello 5 e il livello 4. La formula di Bohr vi dà tutti, ecco l'1, 2, 3, 4, vi ricordate che c'erano quei numeri? Sono proprio questi numeri. Quindi se io passo dal 2 all'1, metto dentro, troverò che per l'atomo di idrogeno è, mi pare, la riga di Balmer, mi sembra, non mi ricordo. Comunque. Tutto chiaro? Quindi fornisco energia, questi vanno di là, tac, e tornano indietro. Dimmi. Il passaggio tra un gradino e l'altro non altera la materia? No, la ionizzi al massimo. Ma la materia resta sempre quella. E si può fornire abbastanza energia per strappare definitivamente un elettrone? Raggi X. Ok. Sì. Fornisci molta energia, tu ottieni addirittura un atomo formato solo dal nucleo. Dipende dall'atomo. L'idrogeno non è un problema. L'elio comincia a essere qualche difficoltà, il carbonio lo si può fare. Altri, strappare gli elettroni più interni quando ce ne sono tanti attorno comincia, però si fa, si fa. Un'altra domanda, Luigi. Perché io parto dalla prima orbita, sì. Perché tra il nucleo e la prima orbita non ci possono essere altre orbite? No, perché se no perdono energia e vanno. Non ci possono essere perché secondo Bohr l'energia è quantizzata, quindi oh, vedremo che non è verissimo poi, qualche slide dopo, perché è troppo semplice così, no? Per cui siccome il contenuto energetico, Bohr dice, è un multiplo della costante di Planck, stai lì, lì è il minimo, qua non ci stai. Non sono entrato in dettagli, bisognerebbe fare una cosa che vedremo adesso, ma che non ho collegato, De Broglie, che non vi dico, ti faccio vedere dopo. Allora, cioè perché se io non posso avere più orbite in quella parte lì, perché non ci possono essere tantissime altre orbite tra la prima e la seconda? Cioè non sono tutte attaccate. Ci arriveremo. Vedrai che quando parleremo non più di orbite, perché il concetto di orbita è sbagliato, parleremo di orbitali, ci arriviamo. Vedrai che ce n'è. Va bene, stessa identica cosa, no? È quello di prima, quindi la calfa sì, non è tra il 2 e l'1, ma è tra il 3 e il 2. Questa è la riga calfa, è quella più bella del sole, perché è quella che si vede meglio, eccetera, le brillanze, le protuberanze, eccetera. Prendete la formula di Bohr, quella di Rayleigh, mettete 2, 3, 2, 4, 2, eccetera, eccetera, ve li ho fatti io che conti. Questa è semplicemente una tabella Excel stampata in cui
questi rossi sono questi qua. Quindi la formula è quella di Rayleigh con la costante ricavata da Bohr, e guarda caso sono proprio i numeri delle frequenze che uno osserva. Va bene, basta. Quindi serie di lì. Quelle più importanti è la serie di Balmer, semplicemente sono tutti quelli che vanno sulla seconda orbita perché non è visibile. Tutti gli altri sono infrarosso, chissà come mai la spettroscopia infrarosso è così importante, per esempio, perché si va a vedere anche l'idrogeno, eccetera, eccetera. Vabbè. Lima, Balmer, Basken, Fund, ce ne sono. Ogni tanto qualcuno andava a studiare un pezzo dello spettro, ci trovava una riga anche lì. Facciamo un'altra piccola divagazione che è importante perché voglio complicarmi la vita, purtroppo. Le due fessure. Fenditura. Io prendo. Faccio un taglio, una fenditura molto stretta, faccio passare della luce, dietro metto uno schermo, che cosa vedo? Una fenditura. Quello che vedo è questo. Vedo una intensa zona luminosa e poche bande leggermente decrescenti, ma che si spiegano benissimo. Perché studierà il principio di Huygens e Fresnel, che dice semplicemente che ogni punto, questo e questo, diventa sorgente di radiazione. Detto in maniere semplici, qua arriva la luce, ma la luce può arrivare anche da qua. Segue due percorsi leggermente diversi e di conseguenza ho l'interferenza tra le lunghezze d'onda. Piccolina, c'è uno, due, la maggior parte va qua. Questo fenomeno voi lo osservate tutti i giorni, perché se voi guardate l'ombra di un muro, l'ombra di un muro non è netta. Mi spiace, ma osservatela bene. È leggermente, come dire, sfocata, perfetto, che non mi veniva, proprio per questo fenomeno. Per cui non è nettissima. No. Nero, bianco, no, nero, grigio, bianco. Comunque, quello che vedo fondamentalmente è questa figura di interferenza. O meglio ancora, lasciando perdere la figura di interferenza, diciamo che fondamentalmente vedo una grossa banda bianca e poca roba altro. Va bello. E se io adesso di fenditure ne metto due? Quindi due fenditure. Chiaramente le fenditure devono essere più o meno della lunghezza d'onda della luce. Il ciclo non è una fenditura larga mezzo metro, eh. Sono di pochi frazioni di millimetro. Le cose diventano più interessanti, le frange chiare e scure diventano molte di più. Ma perché? Perché ho la luce che passa da qua, che arriva qua, e quelle qua, di conseguenza ho interferenza. La luce è un'onda, quindi se i cammini arrivano con la stessa fase, quindi questa è un'onda, quello che vedo al sommo. Buttate un sasso, due sassi nell'acqua, vedete la stessa identica cosa, le onde entrano, si fondono e ripassano, c'è interferenza in alcuni punti, vedete l'onda che sparisce, perché c'è questo fenomeno, sono completamente fuori fase, e quindi non vedo niente, eccolo qua, frangia oscura, frangia nera. Posso calcolare, sapendo la lunghezza d'onda, sapendo le distanze, e questo fin qua dice l'esperimento più strano. Sì, ma non è questo l'esperimento più strano con la luce. Dice
benissimo. E adesso dice, ma io sono bravo, faccio lo stesso esperimento, non con la luce, con degli elettroni. Elettroni sono particelle, cosa succede? Eccolo qua, quello che succede. Vedo delle figure di interferenza. Quindi, io faccio passare delle onde della luce, vedo figure di interferenza. Faccio passare degli elettroni, vedo le figure di interferenza. Teoricamente, se io sparo o faccio passare dei sassi, le figure di interferenza non le vedo. Vedrò un mucchiettino di sassi passati di qua e un mucchiettino passati di qua. Non sarà strettissimo, perché dipende da come uno sparo, può andare di qua, può andare di lì, ma vedo fondamentalmente due righe. Ma io qua ho fatto passare degli elettroni. Com'è sta storia? Vedo le figure di interferenza. Ho detto, ma adesso le frego io, dico ai fisici. Rifaccio questo esperimento e qua diventa sconvolgente. Faccio passare un elettrone per volta, non è un problema. Sorgente molto bassa, ne faccio passare un aspetto, ne faccio passare un secondo aspetto. Se qua contate 1, 2, 3, 4, 5, questi sono passati 10 elettroni. 200, 6.000, 40.000. Ho fatto passare un elettrone per volta. Intanto qua c'è il computer, ci pensano, passo dopo una settimana e vado a vedere. Ci sono le figure di interferenza. E come mai? Ma adesso voglio vedere io. Faccio lo stesso esperimento in cui voglio vedere da dove passa l'elettrone. Metto un rivelatore, non me ne frega niente come si è fatto, non è quello lo scopo. Metto un rivelatore in modo per dire se l'elettrone è passato di qua o l'elettrone è passato di qua. L'esperimento viene fatto varie volte, continua a essere fatto, la figura di interferenza sparisce. Io ho messo semplicemente un rivelatore che mi dice da dove è passato l'elettrone. Benissimo, quello che vedo è un po' come i sassi. Vedo un picco e un picco, basta. Non vedo più fasce chiare, scure. Cosa ho aggiunto? Ho aggiunto un rivelatore che dice l'elettrone da dove sei passato. Ma allora, da dove passa l'elettrone? Se lo vado a controllare, mi sparisce l'interferenza. Non lo controllo, la figura di interferenza c'è. Anche se faccio passare un elettrone per volta. Da dove passa? Con il rivelatore, niente. Senza rivelatore, vedo le figure di interferenza. E questa la cosa più sconvolgente. Bohr stesso, che è stato uno dei padri, dice: se uno non resta sconvolto dalla quantistica, vuol dire che non l'ha capita. Eliminato. Avete presente, no? Chi è quel signore? Il singolo elettrone passa da tutte e due le parti. Non c'è altra spiegazione. Non ce n'è altro. Siccome deve interferire, interferisce con se stesso. Sconvolgente. Mi spiace, ma la quantistica è così. Non dovete chiedere le spiegazioni. Infatti, i quantisti vi dice taci e calcola, non chiederti il perché. Quello che possiamo fare è solo vedere come si comporta la natura in quelle dimensioni. Non ci chiediamo il perché, non lo sappiamo. Basta. Allora, l'elettrone è un'onda o una particella? Tutte e due. Dipende da come la osservo. Se ho cercato di rivelare la natura ondulatoria, no?
Dice, è un'onda, deve passare di lì, fammi vedere dove è passato, ho perso la figura di interferenza. L'abbiamo lasciata inalterata, ho assolutamente perso da che parte è passato l'elettrone. Quindi l'elettrone, se non lo disturba, fa il cacchio che c'ha voglia, passa dove vuole ed è così. Io posso solo verificare, facendo gli esperimenti, che è così. Questo comportamento della quantistica vale per gli oggetti quantistici, quindi gli oggetti piccoli, non certo per una palla da tennis. La palla da tennis, se io prendo un elettrone e lo butto contro il muro, ha una certa probabilità che mi attraversi il muro. La palla da tennis no. L'elettrone è quantistico, la cosa no. Qual è il limite in cui un oggetto è quantistico o un oggetto è non quantistico è ancora oggetto di discussione? Farò vedere un paio di esempi. Sono stati fatti esperimenti con alcune molecole anche abbastanza grandi e hanno trovato gli effetti quantistici non solo per gli elettroni ma anche per le molecole belle grandi. È così. Di conseguenza è arrivato sto signor Heisenberg, altro premio Nobel, che dice no, ma allora io non so da che parte passi l'elettrone. Se tento di vederlo perdo informazioni, se non tento non so da che parte è passato. Benissimo, lui ha tirato fuori quello che non so se l'avete mai sentito nominare, il principio di indeterminazione di Heisenberg, che è uno dei carni della quantistica, e dice io non posso misurare con precisione arbitraria contemporaneamente due grandezze coniugate. L'esempio classico è la posizione e la velocità. Questa è la quantità di moto, ma prendetela per la velocità, è la stessa cosa. Se io tento di misurare con una precisione la più grande possibile la posizione, io non ho la più pallida idea di quale sia la velocità dell'elettrone. Se tento di misurare con precisione assoluta la velocità, ce la faccio, ma non posso dire dov'è l'elettrone. Lui dice, sono 50 e basta anni che funziona, abbiamo esempi, un effetto tunnel, parlo di elettronica, viene da qua, lui dice che l'indeterminazione, qui là, l'imprecisione sulla posizione per l'imprecisione sulla velocità al massimo deve essere maggiore o uguale alla costante di Planck. Io non ce la faccio. L'esempio più eclatante, quello che adesso stanno facendo in Sardegna, che stanno cercando di misurare il vuoto in fisica quantistica non esiste. Perché? Cosa vuol dire il vuoto? Vuol dire che non c'è neanche una particella. Se non c'è una particella, io ho assolutamente una nozione di qua. Per la quantistica non esiste. Di conseguenza, il vuoto per la quantistica non esiste. Il vuoto è pieno di particelle, quelle che si chiamano particelle... aiutami. Non è effimere, virtuali, che nascono dal niente. Chiaramente la carica si conserva, quindi si crea una particella e si crea una antiparticella che immediatamente si disintegrano. E dice, da dove prendono l'energia? Altre variabili coniugate sono il tempo e l'energia. Quindi io posso creare particelle, io, la quantistica fa creare particelle dal niente a patto che il tempo di vita di questo sia, il loro prodotto sia minore, quindi il vuoto non esiste. Effetto Casimir, sta facendo un esperimento in Sardegna iniziando da poco a misurarlo,
perché non esiste il vuoto. Non parlo del vuoto a togliere l'aria, parlo del vuoto senza particelle, togliere l'aria è meno problematico. Sarebbe scavato anche nella città. E infatti lo fanno in miniera. Lo fanno in miniera, è un casino. Non so se ce la fanno, ma... Quindi, tornando qua, io dell'elettrone non ho la più pallida idea. Vi ho parlato di orbite, scordatevelo. Non so esattamente dove sia. Quindi non posso parlare di traiettorie, quindi vi ho detto il sistema solare, dimenticatevelo. Io posso solo individuare spazi in cui ho una certa probabilità di trovare l'elettrone. Non c'è più l'orbita ben precisa. Questa funziona, si funziona. Tutte le elettroniche, i computer quantistici funzionano su questo, perché uno dei problemi è non arrivare a dimensioni così piccole che cominciano ad avere problemi col principio di indeterminazione. Se qualcuno di voi fan di Star Trek, nelle navi c'era un siccome c'era dietro dei fisici, c'era un dispositivo di Heisenberg per quando facevano il teletrasporto. Bene, abbiamo quasi finito le persone. Quest'altro pazzo, Schrödinger, non avrete sentito per il gatto, benissimo, ha detto, no, le orbite non ci sono, ci sono spazi in cui ho una certa probabilità di trovare l'elettrone. Schrödinger ha introdotto questa funzione matematica, phi, e afferma, che la funzione phi non ha molto senso dal punto di vista matematico, ma il quadrato di phi è pari alla probabilità di trovare l'elettrone in un punto preciso dello spazio. Io in quel punto calcolo il phi quadro e mi dice ho l'80% di probabilità di trovare l'elettrone. Quindi non parla più di orbite, ma parla di orbitali. Cos'è l'orbitale? È quella regione dello spazio in cui ho la massima probabilità di trovare l'elettrone. Scordatevi, il sistema planetario non è più così. Quindi gli orbitali sono delle strutture tridimensionali di probabilità e non delle regioni in cui l'elettrone si muove, ma in cui ho una certa probabilità di trovarlo. Ve la butto lì. Dimenticatevela, questa è l'equazione, è uno dei modi di scrivere l'equazione di Schrödinger. Terzo anno allora, l'equazione di Schrödinger in cui questo phi quadro, un'equazione differenziale del secondo ordine, risolvendola, si può risolvere, l'università ce l'abbiamo fatta fare, si può risolvere esattamente solo per l'atomo di idrogeno. Per gli atomi più complessi bisogna usare dei metodi approssimativi perché l'equazione diventa l'ultima slide ce l'ho la soluzione, per cui solo per farvi vedere, tanto per dirvi, questa è la stessa equazione scritta in formato diverso con la matematica di Dirac, ma la soluzione, quindi soprattutto per l'atomo di idrogeno, ha un protone e un elettrone, i calcoli sono semplici, i calcoli dicono che la soluzione esatta per l'atomo di idrogeno è caratterizzata da tre costanti. Come ricordate la formula di Rayleigh, che c'era N1, N2, con il numero 1, 2, 3, 4. E qua chiedo scusa, ma cominciamo a complicarci un attimo, ma è indispensabile. Quelli che imparerai si chiamano i numeri quantici. Ce ne sono tre. Primo è il numero quantico principale. Saltano fuori risolvendo questa equazione. Assume valori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e lì si ferma. E fondamentalmente è
concettualmente, se mi sente qualche quantistico mi spara, simile al concetto delle orbite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo nego poi, non ho detto. Il secondo numero quantico è il numero quantico secondario, che può assumere valori tra 0 e n-1. Il terzo numero quantico è il numero quantico magnetico, che può assumere valori interi sempre tra meno L e più L. E qua comincio a dire quindi l'orientamento, la forma e le dimensioni degli orbitali, non parliamo più di orbite ma di orbitali, è definita da questi tre numeri quantici, numeri quantici interi che saltano fuori risolvendo un web. Numero quantico principale determina concettualmente, immaginate le orbite, è più facile, determina la dimensione, quindi l'1 è il più piccolo, il 2, il 3, il 4, eccetera, e quindi determina la dimensione e il livello di energia di quell'orbitale. Aumentando n, gli orbitali diventano più grandi e arriviamo quasi, tutti gli orbitali che hanno lo stesso valore di n, questo perché? Perché n, lo vediamo dopo, appartengono allo stesso livello energetico, ma non è detto che abbiano la stessa energia. Fanno parte del numero quantico principale 1, ce ne sono più di uno, sì, se li vediamo, hanno energia diversa. Numero quantico secondario dà la geometria degli orbitali, numero quantico magnetico dà la direzione. Allora, tabella è semplice, ho fatto un po' di testa, ma diciamo n, 1, n cosa può essere? Tra 0 e meno, e n meno 1 può essere solo 0. Quindi n che va da 0 a 0 ce n'è 1. Quindi questo orbitale si chiama 1 s, vedremo dopo il perché di s. Quindi c'è un orbitale solo, 1 s. Passiamo al 2, numero quantico principale 2. E l cosa può valere? O 0 o 1. Se 0, 0, siamo fondamentalmente come qua, l'orbitale quindi sarà il 2, del perché S lo vedremo, viceversa 2, 1, il numero quantico magnetico è meno 1, 0, 1, ce ne sono 3. Questi orbitali sono 2 perché fanno parte del numero quantico principale, 2, ce ne sono 3 e si chiamano P. Quindi 1 più 3 sono 4 orbitali nel secondo livello. Sto sconvolgendo? Andiamo avanti col 3 e col 4, li vedete? Il 3, quindi aggiungo il 2, quindi 0, 1 sono come questi. Nel 2 e c'è meno 2, meno 1, 0, 1, 2. Questi orbitali si chiamano T. Ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5. Passo al 4 e lì mi fermo. Aggiungo il 3, questi quindi sono SPT. In questo caso c'è l'F anche e sono 7. Quindi meno 3, meno 2, meno 1, 0, 1, 2, 3. Contate, sono 7. Orbitale S. S sta per Schrödinger. 1 risolve l'equazione di Schrödinger per l'idrogeno, fa tutti i suoi conti, trova
queste, questa valore che vi ho detto, che è la probabilità di trovare gli elettroni, lo calcola nelle tre coordinate, dammi questa coordinata, si usa le coordinate sferiche, ma quello è un dettaglio, non importa, perché è più semplice l'equazione. E cosa vede? Vede che questo è l'orbitale 1s, secondo Schrödinger addirittura ho anche la possibilità di trovare l'elettrone all'interno del nucleo. Non ci sta, però me lo permette. 2s, vedete? Sono due bande, eccetera, eccetera. Fondamentalmente sono delle sfere complicate. Non è solo la superficie della sfera, c'è dentro anche qualcosa, come vedete qua. E questo è S. Ho parlato anche del P. Gli orbitali P, risolvendo sempre, hanno questa forma di lobo. Ce ne sono tre e sono orientati lungo i tre assi cartesiani, X, Y, Z. X, Y, Z. Questi sono i tre messi assieme. Questa è un'altra forma, ma è la stessa cosa. L'equazione di Schrödinger. Questo è l'orbitale P. Come è fatto? Ricordatevi che è quella regione dello spazio in cui ho una certa probabilità, la posso calcolare, disegnami l'orbitale in cui c'è l'80%, il 90%, il 95%, il 99%. Chiaramente, l'80% cos'era così? Se voglio il 99% devo aumentare lo spazio e trovare l'elettrone. Gli orbitali D, ricordate che erano quei 5, la forma è complicata, per non parlare degli F, che sono i famosi 7, 4, 3, 7, la forma è molto complicata. Ultimo personaggio che non si può mancare è questo svizzero Pauli. No, svizzero. Che è stato un altro dei padri della quantistica, che ha tirato fuori, proprio facendo degli studi di spettroscopia, vi ho parlato dei tre numeri quantici, N, L, M, ne ha dovuto pensare a un altro, perché sennò i conti non tornavano, non riusciva a spiegare le righe spettroscopiche di alcuni elementi, in particolare della seconda colonna, quelli che si chiamano i metalli alcalino terrosi, quindi il berillio magnesio, esatto, berillio magnesio calcio, non riusciva a spiegarlo. Per cui lui ha introdotto arbitrariamente, l'ha riconosciuto però, un quarto numero quantico, avreste dove penso l'abbia sentito nominare, che lui l'ha chiamato grado di libertà quantica a due valori, lo spin. Chi di voi ha fatto una risonanza magnetica? La risonanza magnetica funziona sullo spin dell'idrogeno, per cui per non parlare di altro. Quindi la parte complicata è quasi finita, Ha introdotto il numero di spin e ha introdotto quello che è il principio di esclusione di Pauli. In un atomo non possono esistere elettroni che hanno, non possono esistere due elettroni che hanno tutti i numeri quantici uguali. Non è ammesso. Lui l'ha ipotizzato, poi dalla meccanica quantistica salta fuori, è proprio così perché c'è un'invarianza particolare. Quindi, se vi ricordate quando ho fatto quella tabella NLM, dice ci sono i 7 orbitali, hanno N, L, M tutti uguali. Quanti elettroni ci stanno? Adesso lo vedremo, ma se un elettrone ha N, L, M uguale, il secondo elettrone deve avere almeno lo spin diverso. Perché altrimenti avrebbero 4 numeri quantici uguali, che non è ammesso.
fondamentalmente non è precisissimo, ma lo spin vi dice, spin vuol dire trottole in inglese, quindi i due numeri quantici più mezzo meno un mezzo dicono semplicemente se la trottola ruota in senso orario, quindi l'elettrone, o in senso antiorario, quindi o in un caso o nell'altro. Quindi ogni orbitale è occupato al più da due elettroni con spin opposti. Sembra complicata, ma non lo è. È la stessa cosa che vi avevo fatto vedere qua, in cui c'è N, L, M, eccetera, eccetera. N, 1, L, 0, 0, l'abbiamo chiamato 1S, quanti elettroni ci stanno? 2. Spin un mezzo e meno un mezzo. Cominciate a guardare la tabella. 1, cosa c'è nella prima colonna? Scusate, nella prima riga? Idrogeno. No, guarda tutto a destra. No, no, scusa, guarda la tabella, la colliva che è più semplice. La, sì, la media. Guardatela qua. Che un po' di più. Cosa c'è? C'è l'idrogeno e l'elio. Ecco le due. Basta, lo strato, l'orbitale 1 è finito, non ci sta un altro elettrone. Per mettere un altro elettrone devo passare all'orbitale 2, che ha più, come dice, non ce ne stanno, sì, ce ne stanno ben 2 con numero quantico magnetico, e come vedete questo 0, 0 di conseguenza 2 elettroni, non ce ne stanno di più perché devono avere spin diverso. Guardate la tabella, cosa vedete? I primi due. Eccoli qua. Litio, berillio. 2S2, secondo elettrone. E beh, poi intervengono anche gli orbitali P. Quel che vi ho fatto vedere PX, PY, PZ. Ce ne sono 3, sono 6 elettroni, perché in ognuno ce ne sta, e guardali qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voglio mettere 7 elettroni, non ci sta, non c'è più poi. Mettere sulla maglietta che... Ah sì, ecco. Sto scherzando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dietro poco tempo. Il settimo no, devo passare all'orbitale di tipo 3, quindi alla linea 3. Ha un andamento simile, quindi avrò la riga con 0, con i due elettroni, eccoli qua, sodio e magnesio. Sì. Poi passo agli orbitali di tipo B, ce ne sono 3, come qua, quindi 2, 4, 6 elettroni, eccoli qua. E esiste anche l'orbitale di tipo D qua dentro. L'abbiamo visto, no? 0, 1, siamo qua, più 2. 1, 2, 3, 4, 5, per 2, 10, ci stanno 10 elettroni. E dove sono? Vedete la linea di pietra? Questo qua. Questo. Se li contate, uno scambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non è un caso. Quindi, 10. 6 e 2, 18, ecco perché 18 colonne, non ce ne stanno di più.
colpa non è. Non è così perché sono orbitale F, ma è un casotto. Cominciate a capire, è nato tutto da là. Gli elettroni non ce ne stanno di più, devo passare a un orbitale superiore. Non credo di aver fatto, no, non ho fatto il, anche il caso 4, se no incasiniamo su tutto. L'equazione di Schrödinger mi permette anche di dare un livello energetico e dice l'1S è quello più basso di tutti, è lì, ci sta dentro due elettroni, un attack e un attack. Il 2S, chiedo scusa, il 2 è formato dall'orbitale S e dall'orbitale P. L'orbitale P, allora l'S è sferico, il P è molto più, è di fuori, vedete questi lobi? Quindi è meno vicino al nucleo rispetto all'S, di conseguenza ha un contenuto di energia un pochettino più alto, perché l'S è più vicino al nucleo, è sferico, il P sborda un po' di fuori. E quindi il contenuto di energia del B, questa è l'energia, è leggermente più alto. Quindi il primo elettrone del 2 non va nel B, va nell'S. Eccoli lì, magnesio, calcio, poi comincia a riempirsi il B, a riempirsi il B. Stessa cosa nel 3. 3S e 3B. Il 4, cominciamo un po' di casini, se volete nella presentazione va a diventare casino, perché nasce tutto da come sono fatti gli orbitali, quindi più gli orbitali sono fuori, sono lontani dal nucleo, e di conseguenza più sono energetici rispetto all'orbitale S. Il problema è che gli elettroni, io li butto dentro nell'orbitale, ma questi si, tutto sommato sono cariche negative, quindi si respingono. E quindi tendono ad aumentare l'energia dell'orbitale. Di conseguenza, come vi dicevo, gli orbitali 2P, che sono più esterni, hanno un contenuto energetico maggiore del 2S, e lo vedete nella scala, eccola qua, la stessa cosa qua, e non so se farvi anche questa complicazione. Già che ci siamo. Vabbè. Chissà se riusciamo a tornare a casa. Allora, tenete presente, un elettrone in un orbitale cosa vede? Vede il nucleo. Parliamo del 3S, 4S, eccetera. Ma il nucleo sotto lui ha un sacco di altri elettroni. Questi altri elettroni, che sono carichi negativamente, schermano un pochettino il nucleo. Quindi l'elettrone più esterno, sto inventando un numero, non vede 5 protoni, ne vede 4, perché gli altri, sto inventando i numeri, gli altri sono schermati dagli elettroni più dentro. È come se mettessi delle cariche tra me elettrone e te nucleo. Qua in mezzo ci sono degli elettroni che girano, quindi io non vedo direttamente te, vedo quello che si chiama carica nucleare efficace, perché è la carica del nucleo che è positiva, che è parzialmente schermata dagli elettroni più interni che stanno lì. E quindi io vedo un po' meno. È ovvio questo? Sì. Tutto questo gioco, gli orbitali che si allargano, la carica nucleare efficace, il fatto che alcuni P e gli F sono più centrati, fanno in modo, questo ve lo risparmio, se no dovremmo fare, no, per esempio
esempio, fanno in modo che, vedete l'orbitale 3, quindi c'è l'SLP, non c'è subito il D, perché è più esterno. Gli orbitali D sono quelli a forma strana, sono questi qua. Sono, non fate tornare indietro quelli a quattro lobi, i cinque, che sono molto esterni. Di conseguenza, il 4S, che è sferico, e ricordate che secondo Schrödinger c'è anche la possibilità di avere gli elettroni dentro anche quasi nel nucleo, nei conti, ha energia minore. Quindi l'ordine non è 3S, 3D, 3D, ma il 4S è più sotto, leggermente, ma più sotto. Queste cose, più carico elettroni e più si complicano. Comunque, a questo punto, quando io butto elettroni per formare gli atomi, questo è lo schema mnemonico per ricordarselo. Faccio l'1S, poi faccio il 2S, poi faccio il 2P, il 3S, in questo ordine, poi faccio, è quello che vedete qua, no? Faccio il 3D, poi salgo al 4 e scarico. Per cui l'ordine è questo, ma voi vedete la prima colonna, scusate, la prima riga, idrogeno, elio. La seconda riga, litio e berillio, e poi passo agli altri sei. Seconda, seconda riga? Sempre della seconda riga. Boro, carbonio, boro, carbonio, azoto, ossigeno, eccetera, eccetera. Eccolo qua. Passo al 3. Okay. 1, 2, 3. Riempio i 3S. Io riempio i 3P. Passo al 4S. 1, 2, 3, 4. Ecco che adesso intervengono i 3D, che sono qua. Dove sono? Eccoli qua. Questi, i famosi 10 elementi. Stessa identica cosa con i 6. Quando passo qua, cominciano ad intervenire anche, ricordatevi, devo avere l'L-1, il magnetico, eccetera, interviene anche l'orbitale F. Sono 7, forma complicatissima, 14 elettroni. Dove sono? Eccoli qua sotto. Passami la tabella perché mi si vede meglio. Sono i famosi, non ce lo vediamo. Allora, ho riempito l'S, riempio il D, riempio il P. Stessa identica cosa, S, D, P. S, ci sono gli F. Dove sono? Sono tutti qua. Se li contate sono 14. Poi vado al D, eccolo qua, e poi finalmente al P. Quindi questi 14, perché cominciano a riempirsi gli orbitali F? Arrivo all'ultimo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, viene più. Per adesso l'ottavo non c'è, per adesso. Stessa identica cosa, ho visto in un'altra forma. Ma dal punto, ecco,
queste le persone che vi ho fatto vedere, quelli in rosso, no? Questa è una minima parte di chi ha intervenuto nella quantistica. Vi ho fatto vedere quattro. Quindi, nella tavola periodica, 18 gruppi, eccoli qua, e 7 periodi. Avete adesso, sapete tutto sugli orbitali SPDF, quindi la posso anche suddividere in un blocco degli orbitali S, un blocco degli orbitali P, un blocco degli orbitali D e un blocco degli orbitali F, lo vedete meglio qua. Questi riempiono l'orbitale S, questo riempie l'orbitale P, questo riempie l'orbitale D e questo riempie l'orbitale F. Quindi 1S, idrogeno, elio, basta. Dove metto un terzo elettrone non ci sta, devo salire. Eccolo qua. Ho riempito il 2S e riempio i 3 orbitali P. Eccoli qua, 1, 2 e 6. Passo ancora avanti, stessa identica cosa, i due orbitali, i due elettroni negli orbitali 3S e i 6 elettroni negli orbitali P. Basta, ne aggiungo ancora e non ci sta più. Non ci sono orbitali disponibili sull'orbitale numero quantico principale 3, non ce ne stanno. Passiamo al 4, ecco, nel 4 cominciate a vedere che esiste il D, per cui riempio questo con S, poi riempio questi con il D. E gli ultimi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, che sono i 3 orbitali P. Stessa cosa con il quinto periodo, uguale, quindi avremo l'S, il D e il P, l'S primi due, l'itrio fino qua, e poi gli orbitali di tipo D. Quando cominciano nel sesto gruppo gli orbitali F, che sono i lantanidi, che derivano da lantanio, quindi riempio l'S, riempio, vedete l'ordine di riempimento, il 6S qua, poi vado a riempire l'F, perché è quello che ha il livello di energetico subito successivo, quindi questi, i lantanidi. Cero, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio. L'europio fa parte della vostra nota di centenario, se vi interessa. Il gadolinio, il tempio, il disprosio, l'olio, l'erbio, tiamio, non lo ricordo, l'interbio, il lutezio. E poi passa gli orbitali D, finché ho gli orbitali P, che sono questi. Stessa identica cosa con l'ultima colonna. Quindi abbiamo visto gli lantanidi, questi si chiamano attinidi perché derivano dal primo elemento che è l'antinio. Non chiedetemi il nome di quello: torio, praseodimio, uranio, nettunio, polonio, americio, californio, perché eccetera eccetera. Allora, tavola periodica, questa ve la riparo. Fondamentalmente quello che succede è un elemento cerca sempre di essere stabile, in che modo? Cercando nel limite di possibile di riempire tutti gli orbitali. O se ha un elettrone solo, perderlo, o gli elettroni sotto che sono tutti completi. È la famosa regola dell'ottetto. Anche se, quindi, qua perché questi si chiamano gas nobili? Semplicemente perché hanno tutti gli orbitali completi. Quindi non gliene frega niente di aggiungere elettroni, non li vogliono. E
riesco a eccitare gli elettroni, avete visto, no? Quello, fatto vedere meglio Neo, Marco, il Crypto, Xeno, il Radon no, perché era radioattivo, non ce l'ho. Se riesco a portare via degli elettroni, con molta fatica, Neo assolutamente no, in forma composta, Neo sì, ma in condizioni molto particolari, non hanno nessunissima intenzione di reagire, perché hanno gli 8 elettroni esterni completi, sono stabili. Risparmio anche questo. Gli altri, viceversa, cosa faranno? Questo è un elettrone. Allora, la chimica, le reazioni chimiche, è basata fondamentalmente sugli elettroni più esterni. Gli elettroni che sono dentro, lasciando perdere i complessi, eccetera, reagiscono poco. La parte importante sono gli elettroni più esterni, quelli caratterizzano l'elemento. Per cui, tutti questi che Mendeley li aveva riuniti assieme, ma perché hanno un elettrone sull'orbita più esterna, uno solo, cosa volete che faccia? Allora, pedate e cerca di eliminarlo. Idrogeno no, forma una molecola, quando mettono in compartecipazione, ma non entriamo nel dettaglio dei legami. Ho un solo elettrone esterno, ma meglio perderlo così. Il litio perde un elettrone e diventa come se fosse legno. Ho la stessa struttura elettronica del legno con un protone in più. Questo è 2 e questo è 3. Ecco perché hanno caratteristiche simili dal punto di vista chimico e Mendeley li vedeva messi a tutti attorno, tutti assieme. Questi, berillio, magnesio, calcio, stronzo, bario e radio, hanno 2 elettroni sullo strato più eterno. Cercheranno di perderli tutte e 2. Ecco perché hanno caratteristiche chimiche simili e Mendeley li ha messi tutti assieme. Questi, è vero che qua dentro ci sono anche gli orbitali di tipo D, ma sono sotto. Gli orbitali più esterni, ns e p, hanno 3 elettroni. Tenteranno di perderli tutti e 3 o fare qualcosa. Ecco perché, vi ricordate quello nell'altra volta che c'era lega alluminio? E qua 3 elettroni più esterni e cercano di perderli tutti e 3, fanno delle cose, soprattutto qua sotto la cosa è più complicata, ma lasciamo perdere, perché ci sono gli orbitali. Carbonio, silicio, hanno 4 elettroni, o ne perdono 4 o ne acquistano 4, quindi hanno un comportamento un pochettino strano. L'ossigeno, lasciamo perdere l'azoto, l'ossigeno ha 6 elettroni, 2, 3, 4, 5, 6, gliene mancano 2 per arrivare all'ottetto. E cosa fa? Dai qua, si lega con 2 idrogeni, gli porta via gli elettroni e fa l'acqua. Lui, l'idrogeno ha perso gli elettroni e è tutto contento. L'ossigeno ne ha acquistati 2, quindi l'idrogeno ha perso gli elettroni e basta. L'ossigeno ne ha presi 2, ha raggiunto la struttura del neo. C'ha 8 elettroni, tutto esterno, lui è bello contento. Questi che sono i galogeni, fluoro, cloro, bromo, eccetera, hanno 7 elettroni. Ne manca uno, ma figurati, il fluoro è talmente reattivo che attacca il vetro, il cloro con l'odore della candeggina bello aggressivo, poi hanno comportamenti anche un pochettino più complicati, ma cercano di accaparrarsi l'elettrone che gli manca, quindi hanno caratteristiche simili, ecco perché può mettere, li metteva assieme, chimicamente hanno reazioni abbastanza simili. Faccio una complicazione. Sì.
carbonio, 4 elettroni, il silicio, 4 elettroni. Avete mai sentito dire la vita dalle altre parti potrebbe essere non basata sul carbonio ma basata sul silicio? Dal punto di vista chimico io ho qualche dubbio. Ti complico un attimo con il perché. Il carbonio è lì, c'ha i suoi 4 elettroni, cerca di reagire con perdendoli o acquistandoli, facendo. Il silicio 1, 2, 3 ha gli orbitali D disponibili, sono vuoti, ma li ha, sono questi, che riempio dopo, ma lui li ha vuoti. Il carbonio no, non ha orbitali D, per cui il silicio ha gli orbitali D e tenderà, qua siamo in chimica avanzata, tenderà a fare legami con l'ossigeno utilizzando gli orbitali D molto forti. Il carbonio si lega con l'ossigeno? Sì, fa la catena carbonica. Il silicio si lega con l'ossigeno? Fa questo, non mi sembra tanto gassoso. Forma la silice. Perché legami estremamente forti con l'ossigeno piuttosto che col silicio. Il carbonio ha la magnificenza che fa legami carbonio, 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 carbonio. Il silicio non fa tanti legami silicio, 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 li fa, ma è più facile che l'anion faccia legami con l'ossigeno, proprio per gli orbitali D. Io ho fatto un po' di chimica avanzata. Ho finito. Mi dicevo, ricordate la doppia fenditura, no? Cioè, dove passa l'elettrone? Questi sono esperimenti abbastanza recenti, la tetrafenilporfirina e il fluorofullerene, poi faccio la formula. Questa è la figura di interferenza di queste molecole. Ecco, questa è la tetrafenilforfirina, peso molecolare 614, la struttura non è un elettrone, bella grossa, ha un comportamento quantistico. Quando vi dicevo, non si sa ancora qual è il limite, il fluorofullerene, che ha una struttura bellissima, quello del pallone da calcio, pesa 1632. Anche questo ha un comportamento quantistico, quindi il peso molecolare 2000 è 2000 volte più grosso di un protone, 2000 per 2000 fa 4 milioni di volte più pesante di un elettrone, ha un comportamento quantistico. Qual è il limite? Non lo so, non l'ho ancora trovato. Quantistica, dice, è una bella roba, funziona tutto, misteriosa, sì. La quantistica però ha dei grossi impatti in astronomia. Nane bianche e stelle di neutroni. Cos'è la nana bianca? La nana bianca, forma esotica, in cui fondamentalmente ci sono dei nuclei e elettroni che stanno assieme. Quindi è la stella che è esplosa, ha fatto quel che doveva fare e continua a comprimersi. Perché non diventa un buco nero? Perché non è così forte dimensionalmente, ma soprattutto, principio di esclusione di Pauli, gli elettroni a un certo punto dice, no, non rompere le balle, tu stai avvicinandoti troppo e cominci a avere i numeri quantici che ho io. No, esiste questa pressione di degenerazione che tende a allargare la nana bianca finché si arriva all'equilibrio. Quindi, perché non si comprime ancora di più? Proprio, quantistica, principio di esclusione di Pauli. Io aggiungo ancora massa, se la stella era più grossa, e va bene, gli elettroni a un certo punto dice, vabbè, facciamo un'altra cosa. Ci sono i protoni, perché fondamentalmente è nitrogeno, eccetera.
vado con il protone e divento un neutrone, divento una particella, protone più, divento un neutrone, stella di neutroni. Non ci sono più le cariche che si respingono, ma il neutrone è un'altra particella come l'elettrone, anche lei lo spin ed è del genere. Dice Paoli, vieni qua che mi avvicino, ma più di tanto no, perché anche lì esiste una pressione di degenerazione, anche i neutroni hanno spin e hanno, non possono avere, sono particelle di Fermi ma non entriamo nel dettaglio, non possono avere numeri quantici uguali, quindi arrivano fino a un certo punto, più sotto non va, non riesco a comprenderla. Se poi la massa è ancora più grande, vabbè, allora lì c'è il buco nero e che cosa ci sia dentro, chissà chi lo sa. Quindi è materia degenere, degenere nel senso positivo, che è proprio, quindi ma le bianche tenute dalla pressione di degenerazione degli elettroni, perché più di tanto Paoli non glielo permette. Le stelle di neutroni hanno la stessa cosa, ma dovuto ai neutroni, più di tanto non va. Ce n'è, per divertirvi, che avevo tagliato, ma tanto per farvi quando vi ho detto che si intersecano, se vado su, le cose diventano molto complicate. Per cui, e tanto per fare un po' di scena, no? L'1S sembra tutto, poi qua si ramificano di parecchio. Ma da dove salta fuori? Dall'equazione di Schrödinger. Ma volete vedere la soluzione? La soluzione è questa. In cui c'è il φ, la probabilità di trovare gli elettroni in funzione delle tre coordinate, non usano le coordinate x, y, z, ma usano le coordinate polari, e quella della Terra. Il raggio, la declinazione, la latitudine e longitudine, perché è più comodo. Come vedete c'è dentro n, numero quantico principale, L, numero quantico secondario, e dice il numero quantico magnetico dov'è? È nascosto qua dentro, perché questa, se la sviluppate, è questa qua. Quindi c'è dentro, ma è, vi ripeto, la soluzione, e questa si risolve semplicemente, se no semplicemente, si risolve esattamente. Se andate a vedere come sono fatti gli orbitali, io ho fatto vedere quelli, ragazzi, ci fermiamo qua, ma se andiamo più sotto, vedete come si complicano? Sono belli complicati, basta. Eccoli qua. Questo è un altro modo di rappresentarli, i 3P, poi gli altri diventano veramente complessi, basta. Volevo farvi vedere, ho portato come si è dimenticato, ma ce l'avete detto quello. Vedere, andiamo qua. Nitrogeno. Si polarizza e si eccita veramente. L'ossigeno si vede maluccio, però lo dà anche lui. Si vede. L'azoto malissimo, il neon. Senti l'ozono. Meglio. Dirti tutto? No, perché tu te ne poi ne fai prendere una da 12 metri. L'argon. Questo è il krypton, nascosto. Questo è l'oxeno.
direttrice lì a vedere. Perché alla fine è come se tu perdessi il tubo al neon. Sì, esatto. Cioè, esatto. Se tu il tubo lo avvicini lì, sì. Se c'è. Se no, prendi il nastro. La prova sì. Che si faceva con i tubi al neon quando passi sotto le linee della tensione. Questo dentro anche una parte di. Questa parte di vetro è vetro all'uranio, per cui è anche fluorescente anche lui. Cosa c'è dentro lì? Dovrebbe essere neon. Ah, neon. Ah, è una luce al neon, quindi. Non so se c'è un fortissimo. Sì, poi si può accendere anche mettendolo a un rocchetto di Rungfor, ma basta anche questo. Il campo magnetico. Se c'è. Tac. Sentiamo qual è il pezzo. Il campo elettromagnetico, una bobina di Tesla. Se non ricordo male c'era. Se la metti a massa comincia a farci il tiro. E poi faccio vedere allora se. Cos'è? La lampadina. Ah, guarda. Vedi se accende. Un filamento? Un LED a gas. Ah. C'è pure se alimentato, c'è pure alimentarlo anche. Sì. Non lo spiego perché cambio eventualmente la punta. No, c'era anche questo, non so se è un LED diverso. Sonori. Sì. Sono gli scudi di Star Trek, il campo elettromagnetico. Sì, è proprio un campo elettromagnetico. Sì. Poi la l'esperta di Star Trek è la fichiera. Sì, però deve dire che adesso la scientifica fa una stessa. Solo fa sapere che fa tutto a parte da una base verosimile. Adesso dobbiamo allontanarci a distanza sicura. Faccio prima evitarlo così. Adesso ci manteniamo a distanza di sicurezza. Sì. No, beh. Scappano le cariche dalle punte. Sì, perché poi c'è una. Vedo che c'è un filamento sì. In giro. È molto scenografico. L'effetto corona, l'effetto poi tipo l'olografo. Sì, quando il laser, solo che in questo caso è una cosa che cari fino a scappano fanno ruotare, gli danno il movimento, gli elettroni che fuggono gli danno il movimento. Sì, c'è anche il mulinello se volete, ma sì, vedete il mulinello. È così che bisogna vedere gli impegni che lo svolti. C'è qualche piccola di base. Vedete un po' come sta qua? Sì, che poi è un filo di rame. Sì, sì, banalmente. Banalmente, più di una punta più tossica. Sì. È leggermente piegato in cima. Va bene. Questo si fa anche con le cariche elettrostatiche, senza usare. Comunque continua ad accendere, dovrebbe continuare. No, è meno. Ma usa la carica del tuo corpo? No, probabilmente va a massa. Ah. Crea un passaggio obbligato. Ah. Eh sì, le cariche che scappano. Mi sono appoggiato.